Vorrei fare la domanda di Mr. Rio. Momento richiederei prima appunto su quel rientro in campo è sempre bello queste gratificazioni in un calcio spesso e poi Io come prima di parlare della gara mi corre d'obbligo due situazioni. Uno è il fatto della bambina. Ho parlato col padre un attimo fa. Noi come Taranto faremo come giusto il nostro dovere, ma lo faremo con grande voglia. Io personalmente domattina lo farò e spero che questa bambina vinca questa partita importante. La cosa bellissima, due tifoserie strette. Per questa bambina è stato qualcosa di commovente. Uno, poi vorrei ringraziare il popolo stabiese perché tornare dopo 15-16 anni ogni qualvolta, lo dico anche con un velo di emozione, ed essere applaudito da tutti è qualcosa che non si può spiegare perché, come dico spesso, il valore dell'uomo supera il valore dell'allenatore. E quindi vorrei ringraziare tutta la città di Castellammare. Tutto il popolo stabiese, per il tributo che mi ha dato, di quale ne vado fiero e ne sono orgoglioso. E col cuore, grazie. Andiamo sulle altre tornando alla gara, ecco, si aspettava di essere inizialmente schierata a domande. A specchio. specchio e con un atteggiamento magari non estremamente arrembante come le classiche di Bonucci, ma magari Noi un po'. abbiamo lavorato sia sul 4-3-1-2 che onestamente sul 3-4-1-2. Quando ho mandato la formazione, ho chiamato la squadra e ho detto: guarda, si mettono a specchio, probabilmente giocano 3-5-2. E lì noi siamo stati bravi nelle scalate. Secondo me, la mia squadra ha fatto una grande prova di maturità. Il primo tempo è stata perfetta in campo, bella da vedere, chiudeva tutti i passaggi, tutte le linee di passaggio contro una grossa squadra. Perché poi il secondo tempo loro hanno cambiato sistema di gioco e onestamente alla fine la potevano pure vincere. Ritengo che il pareggio sia il risultato più giusto perché la mia squadra, contro una squadra ottimamente allenata e ben messa in campo, ha fatto un grandissimo primo tempo. Abbiamo sbagliato diverse occasioni da gol senza soffrire mai. Il secondo tempo c'è stato un periodo dove ho fatto il triplo cambio perché è inutile dire sempre le stesse cose. Purtroppo noi siamo una squadra aggressiva che quando perdiamo la fase di aggressione, non avendo giocatori, ripeto sempre le stesse cose, che hanno ritmo gara, e lì ho fatto una tripla sostituzione. Potevamo andare in gol con Labriola, a porta vuota e poi siamo stati fortunati, come diceva il presidente, col palo. Però ci può anche essere, però ritengo che il pareggio sia il risultato più giusto. A me è piaciuto tantissimo il Taranto, con grande schiettezza. È piaciuto il primo tempo per palleggio, per qualità, per determinazione e poi negli ultimi minuti per sofferenza, perché noi Antonini non doveva giocare. Antonini è stato malissimo, ringrazio lo staff medico che l'ha messo in campo in maniera eroica. Avevamo altre disfunzioni, le abbiamo temperato attraverso la sofferenza. E ritengo che veniamo via da Castellammare con un grande punto, ma soprattutto con una grandissima prestazione. Questo è il lavoro di centro, questo punto, questa prestazione, che cosa può dare alla costruzione di questa. Allora, lei ha detto chi critica oggi in questo narrativo pazzo. Allora, l'ho detto ieri, però lasciamo stare perché allora, se lei sapesse, prima della partita di Crotone ci dicevano che eravamo già retrocessi, spacciati. Poi il calcio quando fai miracoli o quando fai bene devi continuare, però ognuno può dire quello che vuole, noi andiamo avanti, sappiamo oggi per esempio noi si è fatto un gran risultato ma gli altri hanno vinto, quindi la quota salvezza si alza sempre di più, fermo restando che noi non ci poniamo nessun obiettivo, questo è il tredicesimo clean sheet che facciamo, quindi vuol dire che è una squadra difficile da affrontare, difficile da fargli gol. Inverosimilmente abbiamo subito più negli ultimi 5 minuti di oggi che nelle ultime 4-5 partite, parola d'onore. Però eravamo sulle gambe dopo aver fatto una grossa prestazione, cioè io della mia squadra oggi sono contentissimo, andiamo avanti, siamo a quota 34, i numeri
parlano, ma oggi penso che non siano soltanto i numeri a parlare, penso che il Taranto ha fatto una grandissima prestazione, ripeto, contro una squadra ottima che ha cambiato diverse volte sistema di gioco durante la gara, quindi non era facile nemmeno leggere, spostare, e poi quando si sono messi 4-3-3, magari lì siamo andati leggermente in difficoltà. Però eravamo molto molto stanchi. Portiamo a casa un grande punto, ma soprattutto una grandissima prestazione. Della causa speciale alla luce della vittoria in casa contro il Latina e del pareggio di oggi, ritiene che questa squadra possa ambire a una posizione classifica Mala mia. sulle Dicevo prima al suo collega, e ho fatto mai voli pindarici, cioè io quando sono arrivato a Taranto, Taranto l'ho voluta io, sono fiero, orgoglioso di essere, sapevo che andavo in una situazione non facile, non bella, attraverso il lavoro, attraverso soprattutto questi ragazzi che ho l'onore di guidare, pian piano siamo venuti fuori, ma adesso arriva il più brutto, adesso ci sono le montagne da scalare, quelle che sono ultime sono quelle più difficili, ripeto, noi stiamo facendo risultati. Nelle ultime due partite abbiamo fatto 4 punti, ma siamo ancora in una situazione di classifica molto molto preoccupante. Oggi penso la quota salvezza si sia alzata in maniera netta con la vittoria del Monterosi che ha vinto a Giuliano, sotto fan punti tutti, dopo il mercato il Messina mi sembra che oggi ha vinto anche a Vallo della Lucania. Noi bisogna fare punti come tutte, cioè, le ultime partite sono sempre difficili, però come le dicevo prima, noi oggi non è che abbiamo fatto un risultato importante, come l'abbiamo costruito. Per me oggi il Taranto ha fatto una prova di grandissima maturità, per quello che ho visto, ripeto, contro una grande squadra che ci ha messo in difficoltà sia per la qualità del gioco che ha proposto e soprattutto nell'interpretazione variata durante la gara, non era facile. Mister, buonasera, Gioacchino Roberto Di Maio, con me capesco. Buonasera. Ecco, al netto anche di quello che si diceva prima anche del mercato, di gennaio, che si è rinforzato, cosa si attende in questo finale di stagione? Magari c'è anche al netto di recuperare parte 1, come diceva prima Antonini, ma anche altre disponibilità. Ma oggi avevamo fuori anche dei giocatori importanti, avevamo fuori Diaby, avevamo fuori Semprini che non c'erano proprio, altri sono andati. Io mi auguro di recuperare la condizione di 4-5 giocatori molto bravi, che sapevamo che quando l'abbiamo presi erano fermi da 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi. Per esempio oggi Crecco secondo me ha fatto 70 minuti alla grandissima e quindi gli ho dato condizione. Lo stesso Bifulco, sì, poteva far gol 2 volte, però ha fatto anche lui 70 minuti, quindi se saliamo di condizione con questi qui, penso che possiamo continuare a far bene. Grazie. Arrivederci, buona serata.